A voi la linea. Attenzione Santini, ecco il cartello dei 2 chilometri al traguardo. Soltanto 2000 metri per Caldos e Bertoglio prima del traguardo. Caldos aumenta il ritmo, si è alzato sui pedali, ha aumentato leggermente il ritmo, poi si è seduto. Bertoglio continua con passo regolare e continua costantemente a tenere la ruota dello spagnolo. Ripeto, mancano soltanto 2 chilometri al traguardo dello Stelvio, traguardo del 58esimo Giro d'Italia. Caldos sempre al comando, ci avviciniamo ad un altro tornante. Lo spagnolo lo affronta come al solito in testa. Bertoglio leggermente spostato sulla destra ma sempre alla sua ruota. Adesso si riporta la maglia rosa al centro della strada, a stretto contatto con la ruota dello spagnolo, poi si riporta ancora sulla destra, continua il passo regolare di Bertoglio alle spalle di Caldos, che adesso è seduto sul sellino, leggermente più incurvato, nella stessa identica posizione, sempre Bertoglio. Ci avviciniamo ad un altro tornante, mancherà circa 1 chilometro e 800 metri alla cima, a voi la linea. Naturalmente si trattano dei 1800 metri più lunghi d'Italia, ma non sono soltanto lunghi perché sono i più attesi in questo momento evidentemente, ma direi che lo sono e probabilmente proprio in senso geografico, nel senso che non finiscono mai, sono durissimi gli ultimi tornanti. E intanto ecco altre notizie di quanto sta accadendo alle spalle dei battistrada. Attenzione, attenzione Santini, devo interromperti, perché manca soltanto 1 chilometro al traguardo. E come ha detto giustamente Icardi, il chilometro più lungo d'Italia, perché davanti a me, nonostante che manchino soltanto 1000 metri, vedo ancora 3-4 tornanti. Sembra che la strada non finisca mai e sembra che anche la folla non debba finire mai. Bertoglio ha affiancato Caldos, lo spagnolo è chilo sul manubrio. Bertoglio aumenta leggermente il ritmo, si porta all'altezza dello spagnolo, sono testa a testa. Lo spagnolo si alza sui pedali, ecco Caldos che si alza sui pedali e mantiene la prima posizione. Bertoglio a ruota, rinuncia a stargli a fianco, forse va bene così, manca poco al traguardo. Tutto può succedere sullo Stelvio, ma 40 secondi a questo punto sono tanti, non lo sappiamo, la folla è impazzita. Ecco un altro tornante, lo spagnolo si piega sulla destra, la folla va incontro ai due corridori, rischia addirittura di farli cadere, è pericolosissimo questo intervento da parte del pubblico. Le motociclette si mettono a suonare i clacson nel tentativo di sganciare i tifosi dai corridori. Un altro tornante, Caldos lo affronta ancora, alzato sui pedali. Bertoglio la sua ruota, l'altitudine si fa sentire anche su di noi, scuserete il nostro ritmo concitato, un altro tornante ancora, soltanto neve e folla su Caldos e Bertoglio, la maglia rosa continua a tenere la ruota dello spagnolo, ecco uno striscione che inneggia Bertoglio, mancheranno circa 700 metri al traguardo, Caldos al comando, Bertoglio alla sua ruota, non ha mai rinunciato alla seconda posizione, soltanto per un attimo, dopo lo striscione dell'ultimo chilometro si è affiancato lo spagnolo e ci ha dato l'impressione che volesse andarsene, ma poi si è subito calmato intelligentemente, una scritta in rosso sulla neve, viva Bertoglio in rosa, Caldos al comando, ma Bertoglio regge. Sono gli ultimi metri di un Giro d'Italia drammatico, sorprendente e affascinante. Non l'ho mai usata, un po' per rispetto, un po' per paura, ma questo ragazzo se la merita, un uomo solo, sia pure in compagnia dello spagnolo Caldos, va forse verso la vittoria sorprendente nel 58esimo Giro d'Italia, sullo Stelvio, Fausto Bertoglio alle spalle di Caldos, verso lo striscione del traguardo dell'ultima tappa e del giro, il numero 63, Caldos. In prima posizione il 55, Bertoglio alle sue spalle incollato, la folla aumenta, ancora in mezzo alla strada i tifosi, è estremamente difficile passare, ci riusciamo, i corridori ci fanno da battistrada e aprono in qualche modo un varco, vanno verso un'altra curva, Caldos si alza ancora sui pedali, lo stesso fa Bertoglio. Lo spagnolo non scatta, la macchina della cassa non la vediamo più, riceviamo in faccia una borraccia d'acqua, quasi che un tifoso ci abbia scambiato per la maglia rosa. Ancora i due, la folla è impazzita, ha capito che a questo punto lo spagnolo non può rubare 40 secondi a Bertoglio, manca poco. Bertoglio è sempre attaccato alla ruota di Caldos, ancora una curva, ancora un muraglione di neve e ghiaccio. Ecco il rifugio, 100 metri, Bertoglio ha vinto, a voi!
prendiamo la linea dal traguardo, ecco, li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Galdós che vince la tappa, ma Bertoglio alle sue spalle alza le braccia al cielo, è stravolto, è sudato, è sfinito ma è felice, ecco ora un vero assalto.